l'onorevole Corrado Callegari, coordinatore del Veneto per il Grande Nord. Buonasera a tutti. La tassa sulle merendine, poi la tassa sulla plastica, poi la tassa sul contante, la carta di credito, la tolgo, la metto, la aggiungo, la sposto, cioè quindi effettivamente questo ha bloccato l'economia perché la gente si è irretita e ha detto bene, adesso non lo spendiamo più perché chissà cosa succede. In Veneto lei che è anche rappresentante insomma, del Partito dei Veneti, quindi comunque anche un'aggregazione politica che ha deciso di dare un senso anche al territorio. Sì, allora, per quanto riguarda le manovre economiche, il problema non riguarda mettere una tassa più piccola, una più grande, far questo o far quell'altro. Il problema è che il paese Italia, se fosse un'azienda normale, avrebbe già i libri in tribunale, perché è uno Stato che di fatto economicamente è fallito. Perché tra il debito pubblico altissimo e un PIL che non cresce, è chiaro che spazi per la manovra non ce ne sono. Prima mi faceva sorridere un po' a me invece vedere la Meloni per quelle dichiarazioni che faceva, perché io me la ricordo quando eravamo giù a Roma, sostenere quella volta il governo della Troica di Monti, tra cui anche la famosa legge Fornero che tutti bistrattano, ma che è stata votata da tutta una serie di esponenti tranne quelli del partito che quei tempi io rappresentavo, che era la Lega Nord per l'indipendenza della Padania di Umberto Bossi, che adesso non c'è più. Tornando al discorso della manovra economica, ripeto, con un debito pubblico che è di 2.300 e passa miliardi e che anche con questa manovra qua, perché quando si parla di elasticità è perché l'Europa ti permette di aumentare il debito pubblico e quindi emettere altri titoli di Stato su cui noi andiamo a pagare degli interessi. Quindi di fatto di volta in volta la manovra economica ha degli spazi sempre più ristretti. Il progetto che abbiamo noi di Grande Nord, adesso quello del Partito dei Veneti, è ovviamente quello di staccarsi economicamente dal paese Italia. Noi chiediamo l'autogoverno per il Veneto, chiediamo che le tasse del Veneto restino in Italia, in Veneto, perché con 15 miliardi di residuo fiscale si potrebbero fare tutte le manovre che vogliamo e dare sostegno alle aziende, ai disoccupati, ai pensionati e a chi si vuole, perché è una cifra enorme. Voi direte, ma c'è il discorso, perché ho visto l'altra sera la trasmissione, quella di Report, che per me è un falso storico quello che hanno fatto sul discorso dell'EP e tutte queste cose qua, perché loro ovviamente parlano dei livelli minimi di assistenza per i singoli cittadini, però non parlano dei soldi che vengono stanziati col mille proroghe di fine anno per pagare gli stipendi dei 20.000 forestali siciliani, dei 15.000 forestali calabresi, dei lavoratori socialmente utili di Napoli e soprattutto anche manutenzione delle autostrade. Voi avete mai visto che le autostrade da Napoli in giù non si pagano né in Campania, né in Calabria, né in una parte della Puglia e in Sicilia? Chi è che paga la manutenzione di queste autostrade? Perché noi quando dobbiamo prendere l'autostrada per venire e uscire a Padova Ovest dobbiamo pagare il pedaggio. Se tu vai sulla Reggio Calabria-Salerno non paghi, ma la manutenzione di quelle autostrade chi le paga? Ve lo dico io, chi le paga? Le paga il Veneto Pantalone. Ma il problema parte sempre dall'origine, cioè abbiamo un paese che è sull'orlo del fallimento, cioè noi non ci rendiamo conto, anche quando si parla del discorso dell'IVA, delle clausole di salvaguardia, perché sono state messe le clausole di salvaguardia? Sono state messe per pareggiare delle manovre di bilancio ancora nel 2011 e 2012, perché se no la non quadrava. E adesso ogni volta te le porti dietro. Io vi inviterei, perché magari molte persone non lo sanno, lo dico anche ai spettatori, adesso a fine anno viene passato un provvedimento giù a Roma in Parlamento che si chiama il mille proroghe. Vi invito tutti ad andare a vedere che cosa ci sono, le cose che ci sono all'interno del mille proroghe. Ci sono tutte quelle cose che vi dicevo io, gli accantonamenti per i forestali calabresi, siciliani, cioè tutte quelle spese che non rientrano nella normale amministrazione, si chiama mille proroghe perché devono rinnovare di anno in anno, certo, questo tipo di... Allora, quando io sento parlare del reddito di cittadinanza, è una forma assistenziale uguale identica a quelle che sono state fatte anche da
governi negli ultimi decenni, non è una novità. Si arriva in certi momenti, soprattutto in certe aree del paese, in cui non ne riescono a venire fuori, allora vengono fuori con queste soluzioni qua. Quando tu hai in una Sicilia 20.000 forestali e in Veneto ne hai 900, uno si domanderà, a parità di territorio, da guarda, che cosa fanno questi qua? Anche quella volta là, quando li hanno assunti, non era altro che una forma di assistenzialismo, ma questi non sono produttivi, perché sarebbe meglio che venissero impiegati magari nel turismo o a fare qualcos'altro, però sono queste forme qua. Allora, quando tu hai queste spese che deve affrontare lo Stato, non ci sono soldi per fare altro. Allora, ha voglia il sindaco del carcere dire: se io avessi qualche soldo in più potrei fare? Io ti domando, quando hai il residuo fiscale che ha il tuo comune? Sicuramente voi avete un residuo fiscale, quel residuo fiscale serve per pagare in quota a parte, con la famosa per equazione, anche problemi di altri comuni che sono in dissesto. Questa è la realtà. Ecco, magari tu hai 10 dipendenti comunali, i comuni della Sicilia, come abbiamo visto, ne hanno 50, sì, tu sì, capisci sì. Dove finiscono i soldi. Senta, cambiando discorso, Calegaro, lei, Calegaro, io l'ho volentieri ospitata perché avete creato un grande partito di una serie di associazioni, partiti minori, eccetera, hanno creato questo partito dei Veneti. Ecco, francamente, le dico la mia idea, però l'idea che si chiami partito già mi mette un po' i brividi, nel senso avrei preferito un'associazione o qualcos'altro. Ecco, partito dei Veneti perché evidentemente volete un po' cavalcare il concetto dell'autonomia del Veneto, però ecco, non so, siete d'accordo in questo partito, avete una linea comune? Perché mi sembra di capire che all'interno ci sono più idee. Con questa domanda magari mi sono fatto un sacco di nemici, però non mi interessa, perché, io voglio sapere. Perché si dovrebbe fare dei nemici? Allora, io, ma vorrei sapere la verità, cioè la domanda allora, è scomoda. Ma è io proprio... ho avuto la fortuna o sfortuna di vivere negli ultimi 15 anni le esperienze che hanno riguardato prima la devolution, vi ricordate, no? Quinquennio 2000-2005, sì. Governo Bossi-Berlusconi, fanno l'accordo per fare una devoluzione di poteri dallo Stato centrale alle regioni, che si risolve in un nulla perché viene fatto un referendum che dopo viene cassato praticamente da tutte le altre forze politiche nazionali. Ho vissuto poi quello del federalismo fiscale, sempre nel governo Bossi-Berlusconi, quando i decreti del federalismo fiscale dovevano andare in produzione, diciamo, sì. Fini fece cadere il governo 2 mesi prima e praticamente la questione cade. Adesso c'è stato il tentativo dell'autonomia. Io ho sostenuto l'autonomia al referendum, però sapevo già che non sarebbe arrivato da nessuna parte, perché il problema, come ho detto all'inizio della trasmissione, sono i schei, come chi dice in Veneto, cioè c'è una parte del paese che vive mantenuta con residuo fiscale di altre aree del paese, prendiamo la Lombardia, il Veneto, l'Emilia Romagna. È ovvio che chi è abituato a mangiare 2 fette di torta non rinuncia alla sua fetta di torta. E pertanto, come è avvenuto con i discorsi che ha fatto Boccia, gli stessi che ha fatto Di Maio, ma la stessa trasmissione che citavo prima, che ho visto di Report l'altra sera su Rai 3, è chiaro che non vogliono darci niente. Allora ci siamo trovati tra tutti i movimenti che in questi anni hanno praticamente portato avanti l'idea dell'autogoverno, dell'indipendenza, dell'autonomia del Veneto. Abbiamo detto, a questo punto lasciamo da parte quelle che potevano essere delle problematiche a volte anche quasi personali e ci mettiamo tutti insieme. E per la prima volta 10 movimenti autonomisti, indipendentisti del Veneto, praticamente tutta la galassia di questi movimenti qua, hanno confluito in quello che è il Partito dei Veneti, che di fatto non è un partito, è un'unione di vari movimenti. Qualcuno può dire: cavalcherete il momento dell'autonomia. Non è cavalcare il momento dell'autonomia. Io sono entrato in politica agli inizi degli anni 90, quando qualcuno parlava di secessione e di indipendenza. Questo per farvi capire, mi sono avvicinato alla politica con questo obiettivo qua. Sono uscito poi da questo movimento quando ha cominciato ad abbracciare teorie nazionaliste, perché io sono sempre stato un indipendentista e pertanto
in quello che è stato creato come partito di Veneti mi trovo a casa. E vi ho spiegato, ma piacerebbe che tutti i veneti fossero così, perché voi non avete idea che lobby trasversali che ci sono giù in Parlamento per certe aree del paese, pur appartenendo a partiti apparentemente diversi. Io l'ho visto sul discorso dei soldi per Roma Capitale, per i soldi delle scoasse di Napoli, dove tutto l'arco costituzionale da destra a sinistra, quando c'era da stabilire soldi per Napoli, per Palermo, per Roma, votavano tutti compatti. Noi veneti cretini, ogni volta che c'era da fare un provvedimento che riguardava il Veneto, tutti divisi, perché quei, scusami, del PD i fa così, quei delle cose. Perché il problema è che nei partiti nazionali la testa non è nel Veneto, Asea Roma, questo è il problema di fondo. E pertanto anche la Salvini ultimamente, che aveva fatto, io l'ho detto qua all'amico del sindaco di Carcere, che ha fatto tutte quelle sparate sull'autonomia, ma è ovvio che quando hai un partito che non è più territoriale ma è sbilanciato a livello nazionale, l'autonomia te la scorda. Niente, volevo invitare sia la Lega e Fratelli d'Italia, visto che tutti parlano di autonomia, che adesso metteremo a posto i costi standard, roba del genere. C'è una cosa semplicissima da fare: in Umbria avete vinto le elezioni, no? Voi sapete che in Umbria i consiglieri regionali ce n'è uno ogni 43.000 abitanti, mentre in Veneto sono circa uno ogni 85.000, roba del genere. La prima cosa che potete fare per diminuire le spese dell'Umbria, visto che l'Umbria è una delle regioni che viene mantenuto dal residuo fiscale del nord, dimezzate immediatamente i consiglieri regionali. Questo potrebbe essere, bene, una prima spending. Grazie. Allora...